Cari amici di Vida Radio Channel, buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questo momento mi trovo negli uffici dell'azienda Caffè Ottolina, in compagnia di Fabio Ottolina, amministratore delegato di questa compagnia che ammiraglia nella distribuzione di miscele di caffè. Dunque, ci vuole parlare un attimo di questa attività? Sì, certo, la Caffè Ottolina è un'azienda appunto che nasce nel 1948 da un'iniziativa di mio nonno Giulio Ottolina che ha convertito fondamentalmente una drogheria in una torrefazione vera e propria. Era il dopoguerra, il caffè era un prodotto che ritornava in Italia dopo un lungo tempo d'assenza e mio nonno ha avuto, diciamo, l'ispirazione, la buona idea di trasformare un generico negozio alimentare in una torrefazione vera e propria. Da lì è cominciata la nostra avventura, proseguita nel corso degli anni, come abbiamo anche raccontato nel corso di una festa molto bella, molto interessante che abbiamo da poco fatto per celebrare i nostri 70 anni di attività, nel corso della quale abbiamo ripercorso tutta la storia dell'azienda, abbiamo raccontato come da un semplice negozio di una bottega di quartiere siamo diventati una realtà internazionale e come appunto nel corso di questi 70 anni, anche attraverso soprattutto la figura di mio padre Remo, che è stato il vero motore di questa crescita, di questa espansione, siamo riusciti appunto ad arrivare dove siamo oggi. Certo, insomma è stato un happening abbastanza fassoso per festeggiare il 70° anniversario del marchio e insomma si è tenuto anche un evento di show cooking abbastanza particolare e si è decretato un vincitore. Assolutamente sì, per festeggiare come dovevamo fare la nostra 70esima abbiamo fatto delle iniziative molto interessanti, molto, molto divertenti. La prima è stato appunto uno show cooking organizzato con la collaborazione dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, l'APCI, che ci ha mandato tre campioni, tre chef che gareggiano nelle gare internazionali, rappresentano i colori dell'Italia. Fantastico. E ha vinto Luca Malacrida. Il tema di uno chef che ha presentato un cannolo di caffè Efonio con ripieno di baccalà mantecato su crema di menta e piselli. Pazzesco, una cosa Piatto assolutamente. eccezionale. Il tema dello show cooking era appunto creare delle ricette salate con il caffè come ingrediente. Fantastico, anche diciamo uno spunto interessante, abbastanza fuori dagli schemi, insomma. Assolutamente sì, siamo per quel che ne so io la prima azienda che ha lanciato un concorso tra chef con ricette a base di caffè. Quest'anno su Instagram, sui social, abbiamo pubblicato tutta una serie di ricette a base di caffè, con abbinamenti anche curiosi come caffè aglio, caffè salmone, caffè cipolla. Fantastico. E intendiamo proseguire su questa strada per ampliare sempre più gli orizzonti del consumo del caffè. Certo, allora passiamo alla domanda successiva in cui facciamo un po' una stima della situazione. La vostra eccellenza nella torrefazione è intatta da 70 anni, ben tre generazioni, e ha una copertura su 15 paesi, un'area di produzione di 3.500 metri quadrati. Insomma, potremmo continuare con questi dati statistici a lungo, visto i numeri pazzeschi. Volevo sapere, vi sareste mai aspettati questo successo dagli esordi, insomma, fino ad ora? Diciamo che la nostra è stata una crescita lenta ma costante, una filosofia che abbiamo sempre abbracciato in azienda è di non fare mai il passo più lungo della gamba. Certo. Quindi nel corso degli anni siamo cresciuti ma a un ritmo sostenibile, gli investimenti da parte della famiglia sono stati sempre graduati e proporzionati a quelle che erano le condizioni del mercato e le nostre potenzialità. Quindi abbiamo costruito questa casa mattoncino dopo mattoncino, per cui si può dire che sicuramente quando mio nonno ha cominciato mai si sarebbe immaginato di avere la sua fotografia, per Certo. esempio, sui locali in Cina a Shenzhen piuttosto che a Chongqing. E anche mio padre, non credo che negli anni 60 e 70, quando girava con la sua Lambretta per i quartieri di Milano, si sarebbe immaginato di andare a fare inaugurazione di locali in Russia o in Germania, ecco. Fantastica, una soddisfazione immagino enorme. Assolutamente sì. Allora, nel 2019, quindi l'anno prossimo, uscirà il libro Ottolina, ieri, oggi e domani, edito da Trenta Editore.
Volevo sapere, si parla dell'evoluzione naturalmente dell'azienda, di questa attività imprenditoriale, e volevo sapere anche circa per quanto riguarda il gusto degli italiani per il caffè, come si è evoluto nel tempo e cosa rappresenta questa bevanda in termini culturali e antropologici. Certo, il caffè da sempre è stato sicuramente un punto di aggregazione. Il caffè come bevanda e il caffè inteso anche come locale, se vogliamo pensare ai caffè letterari in Francia piuttosto Certo. che ai nostri caffè di provincia dove appunto all'interno dei piccoli paesini si riuniscono tuttora le persone alla fine della giornata per chiacchierare, per parlare, decidere, discutere. All'interno dei caffè storicamente si sono prese decisioni che, come tutti sanno, hanno cambiato anche gli equilibri del mondo. E il caffè di per sé è comunque una bevanda che unisce, una bevanda che in Italia ha delle radici culturali molto forti, Certo. dove ogni regione ritiene a torto o a ragione di avere la preponderanza. Pensiamo al caffè napoletano che rappresenta un po' l'immagine del caffè italiano nel mondo, ma anche il caffè che si fa a Milano, l'espresso in particolare. Tenendo conto che le macchine da caffè espresso sono nate proprio a Milano agli inizi del secolo, rivendica un suo ruolo importante, soprattutto nella preparazione classica contemporanea che troviamo nei bar. Pensiamo alla cultura del caffè che c'è, per esempio, nord-est triestina, piuttosto che la cultura genovese del caffè, i vari modi di prepararlo e di somministrarlo. Insomma, è un mondo che, come nell'enogastronomia, ci vede come italiani al primo posto. Fantastico, questa asserzione penso che sia conclusiva, nel senso che è un po' esaustiva circa l'importanza di questa bevanda. Ringrazio tantissimo Fabio Ottolina. Per scoprirne di più vi invito a prendere il libro che appunto sarà edito l'anno a venire. Grazie mille per Vidradio Channel, è tutto, ciao! Grazie a tutti, arrivederci e grazie.